La nuova stagione calcistica del Elvia Recina, campionato regionale di eccellenza, un campionato adatto all'Elvia Recina. Mister Roberto Lattanzi. È un campionato molto impegnativo, molto, molto difficile, quest'anno lo sarà ancora di più perché abbiamo visto un po' dalla campagna acquisti anche delle altre squadre, tutte si sono rinforzate e credo con l'assenza della Civitanovese quest'anno, che era un po' lo spauracchio dello scorso anno, quella che doveva ammazzare il campionato e così ha fatto, le altre si sono ben attrezzate e quindi il campionato sarà più livellato e di conseguenza più complicato un po' per tutti. Noi è la seconda esperienza che facciamo qua, l'anno scorso siamo riusciti a fare molto bene perché salvarci senza fare i playout per una squadra che era neopromossa, senza grandissime ambizioni come la nostra, è stato veramente un grande successo. Dobbiamo cercare di ripeterci, abbiamo cercato di tenere lo stesso gruppo dell'anno scorso in linea di massima, quindi ripartiamo dallo zoccolo duro per cercare di far bene anche in questa stagione. Ecco, per quanto riguarda lo stadio, qui la preparazione inizia su questo sintetico nella speranza di chiudere il campionato sul nuovo impianto a Villa Potenza. Sì, noi quest'anno iniziamo qua, ci faremo la preparazione, ci faremo il campionato e poi vediamo un po', da quando sarà pronto ci trasferiremo sul nuovo campo di Villa Potenza, appunto il quartiere insomma dove nasce questa società. Tornando alla squadra, durante l'estate si è parlato di Roberto Lattanzi in altri posti, altre panchine e anche qualcosa di più dell'eccellenza. Poi tutto è sfumato, rimani qui, contento? Ma no, io fin dalla fine del campionato, dall'ultima giornata, avevo detto che qua mi sono trovato molto bene con questa società, con questo gruppo, quindi ero ben felice di rimanere e non avevo nessun tipo di problema. La società chiaramente ha fatto delle valutazioni, ne ho fatte qualcuna anche io, perché qualche richiesta comunque c'è stata, poi alla fine però è prevalso insomma l'accordo con l'Elvia Recina, siamo tutti ben contenti e motivati per ricominciare. Molte teorie su come iniziare la preparazione, chi vedo già i palloni pronti a bordo campo e anche al centro. Qual è il metodo migliore? Usare subito la palla, lavorare molto sulla forma fisica, atletica? Ma insomma poi ogni allenatore ha una sua teoria e è sempre molto complicato dire quale può essere la migliore. Io ho la mia, quello che ho fatto sempre negli ultimi anni, credo che inserire il pallone fin da subito sia secondo me fondamentale, visto che comunque poi è con quello che dobbiamo giocare nelle partite, quindi fin da adesso bisogna subito riprendere un po' confidenza appunto con questo attrezzo, quindi anche se in modo molto blando, anche se con una tecnica, rispolverare insomma un po' di tecnica soprattutto in questa prima fase di preparazione credo sia molto importante, quindi fin da oggi, fin dal primo giorno ci sarà sicuramente grande spazio anche a una parte con la palla. Ultima domanda, la rosa è completo, forse qualcosina lei aspetta? La rosa sostanzialmente può essere al completo, insomma noi abbiamo tenuto un po' più o meno tutti i giocatori dello scorso anno, è chiaro ci sono tanti giovani, c'è sempre una finestra aperta sul mercato, vediamo un po' se c'è qualche ritocco da fare, se la società valuta l'opportunità di prendere qualche altro giocatore oppure no. Per il momento così possiamo partire, però siamo sempre con un occhio attento ancora al mercato.